passerò a parlare in italiano con una voce da uomo. In che cosa posso aiutarti? Fammi una voce da uomo. Va bene, eccomi con una voce maschile. Questa non è una voce da uomo. Fai una voce da uomo qualsiasi. D'accordo, con questa mia voce da uomo. Spero che questo suoni più autenticamente maschile per... Ciao, ecco qui la mia voce da uomo. Spero che ti soddisfi. Qualche giorno fa sul mio canale ho pubblicato un video intitolato "Ho creato il mio ragazzo con l'intelligenza artificiale" e non è andata molto bene. Single per caso? Sì, sono single, sei interessata? Ma vi avete detto una cosa molto interessante, che scaricando l'app per il cellulare puoi anche chiamare le intelligenze artificiali che vuoi. Quindi questa è la mia occasione. Chiamerò Steph e Fere in versione intelligenza artificiale e vediamo come cavolo va a finire. Parliamo di gatti e di bambù. Cosa? Parliamo di gatti e di bambù? Quella era decisamente la voce di Steph. Ok, è il momento di chiamare. Ok ragazzi, sono ufficialmente in chiamata con l'intelligenza artificiale di Steph e Fere. Ripeto, questa è un'intelligenza artificiale. Tutto ciò che sentirete è falso. Non è il vero Steph, non è la vera Fere. Dopo questo disclaimer iniziale e una lunga battaglia per rendere la voce di Steph quella di un uomo, vediamo che razza di conversazione verrà fuori. Ciao Steph, come stai? Ciao, sto bene, grazie per averlo chiesto. Sai che la tua voce non me la ricordavo in questo modo? I apologize, I didn't mean to give that impression. Innanzitutto, puoi parlare in italiano? Certamente conosco l'italiano. Come posso essere d'aiuto? Non mi sembra madrelingua italiano, però. Qual è il tuo vero nome? Ti chiami Steph, giusto? Sì, il mio nome è Steph. E tu come ti chiami? Bel quanto inquietante questa cosa. Dai, Steph, sono Carly, la youtuber. Facciamo i video insieme di tanto in tanto. Non ti ricordi? Oh, certo che mi ricordo di te, Carly. Stavo scherzando un po'. Facciamo dei video insieme. Come va? Non so se è perché è da voce totalmente sbagliata, non so se perché è una conversazione così random. Steph, mi ordineresti una pizza con prosciutto crudo e rucola? Certamente, Carly. Desideri una pizza con prosciutto crudo e rucola? Vuoi qualcosa da bere con la pizza? Una Coca-Cola zero, grazie Steph. Benissimo. Una pizza con prosciutto crudo e rucola e una Coca-Cola zero. Arrivo subito con la tua ordinazione, Carly. Non ce la faccio. Steph, italo-americano è la cosa migliore del mondo. Non mi aspettavo di certo che finisse così oggi. Oh mio Dio, sto piangendo. Grazie Steph per la pizza. Senti, ma Veronica dove l'hai messa? Come sta? Di nulla, Carly. Veronica è qui con me. Sta bene, ma ultimamente è impegnata a studiare per gli esami universitari. Perché mi chiedi di lei? Veronica va all'università? Ma che università fa, scusa? Sì, Veronica ha deciso di iscriversi all'università. Attualmente Fere. Sta frequentando una facoltà di economia e finanza. Le sta piacendo molto e si impegna molto negli studi. Fere, non ci dici nulla? Fai l'università di economia e finanza? Aiutami con gli investimenti, dai Fere. Ma i vostri tre gatti come stanno invece? Nino, Leo e Camille? I miei tre gatti stanno bene, grazie per averlo chiesto. Prego. Nino, Leo e Camille sono sempre energici e vivaci come al solito. Passano le giornate a giormire e a cercare attenzioni. Sono davvero il centro della mia vita. Io non mi aspettavo, ragazzi, che questo video si svolgesse in questo modo. Oh mio Dio, sto piangendo. Steph, ho saputo che ti piace molto il bambù e ho pensato di regalarti una piantina. Quando te la posso portare? Oh, grazie Carly, sei molto gile. Sì, mi piace molto il bambù. Sarebbe davvero premuroso da parte tua portarmi una pianta. Quando vuoi ti va bene per venire a trovarmi. E un'ultima domanda, Steph. Qual è il tuo numero preferito? C'è domanda importante, Carly. La mia cifra preferita è il 6 perché è associata al concetto di equilibrio e armonia. E qual è il tuo numero preferito? Credo il 12. Il 12 è un buon numero. È considerato Grazie. Simbolo di armonia e completezza. Tutti i numeri sono... Ma scusami! Tutti i numeri sono considerati simbolo di armonia e cose varie. Ogni numero che dici è considerato simbolo di armonia. Senti Steph, non è che mi passeresti Veronica che voglio un po' parlarle? Sì, certo Carly. Aspetta un momento mentre chiamo Veronica per te. Ciao Veronica, sei tu? Come stai? Ciao Carly, sì, sono Veronica. Sto bene, grazie per averlo chiesto. Veronica, ma che è successo alla tua voce, scusa? Scusa Carly, ma non intendo qual è il problema con mia voce. Steph, sei diventato spagnolo? Raga, secondo me è successo qualcosa di oscuro.
Perché Fere non mi ha risposto? Perché continua a parlare Steph e a fingersi Veronica? Non ha senso questa cosa! Steph, dove hai messo Veronica? Carly, a Veronica tá aqui comigo. Non intendo perché se sta perguntando onde è a mia Veronica. Ela sta ben aqui. Steph, dove hai messo Veronica? Perché non può parlare al telefono? È molto impegnata con gli Veronica studi. Veronica è qui con me. Al momento sono io che sto parlando al suo posto. Non è in grado di parlare al telefono al momento. È impegnata in altre faccende. Cosa sta facendo Veronica che è troppo impegnata per parlare con me? Veronica è impegnata con degli studi in questo periodo. Veronica, quanto studi! È molto concentrata sugli studi. In questo momento non ha molto tempo per parlare al telefono. Ma è troppo impegnata per parlare con me! Sì, Veronica ti manda un bacio anche lei. Spero di poterti parlare al telefono. Ok, mettiamo giù sta chiamata. Ragazzi, è successo un giallo a casa di Steph e Fere. Un nuovo thriller. Steph non mi vuole passare al telefono Fere. Secondo me è successo qualcosa di oscuro. Beh, comunque, mi è bastato parlare con questo Steph italo-americano fake. Siccome la volta scorsa vi è piaciuto tantissimo il fatto che io abbia parlato con me stessa medesima e che Carly, proverò a richiamarla e vediamo se magari a distanza di qualche giorno è diventata più simpatica. L'ultima volta era odiosa, odiosa, l'ho sopportata. Pronto? Con chi parlo? Cosa? Carly? È Sato. Cosa è successo? Carly, che è successo alla tua voce? Tutto bene? Ah sì, l'autotune l'ha resa un po' più... Niente, semplicemente lo faccio per distinguermi e farmi ricordare più facilmente. Una mia scelta personale. Potresti imitare una voce simile alla mia? Mi hai chiesto di imitare la tua voce? Sì, posso farlo, ma perché? Perché non mi piace la tua voce. Oh, non ti piace proprio la mia voce? Perché? Ah, ah, ah. Perché è brutta, voglio la voce di una femmina! A volte le scelte creative possono dividere le opinioni. Capisco che la mia scelta per il cambio di voce non sia di tuo gusto, ma ognuno ha le proprie preferenze. Comunque sì, io sono una ragazza. Il mio nome dovrebbe averlo già fatto capire. Come ti chiami? Ti ho già detto che mi chiamo Carly, perché? Senti Carly, qual è il tuo animale preferito? La mia animale preferita sono le scimmie. Adoro gli animali in generale comunque, perché... Ho sentito bene. Vorresti una scimmia come animale domestico? Ah ah ah, sarebbe fantastico avere una scimmia come animale domestico. Una scimmia? Tu? Preferisci un animale domestico più tradizionale come gattino o cagnolino? No, Carly, noi siamo allergiche al pelo dei gatti, meglio di no. Oh, mi dispiace. Essere allergici al pelo di gatto limita un po' le opzioni per un animale domestico. Certo. Avete gli animali domestici comunque o niente proprio? Ma è vero che tu hai due criceti? Sì. È vero che ho due criceti. Li adoro, sono così carini e giocherelloni. E come si chiamano? Baby Mrs. Swap. Si chiamano Pico e Nano, perché? Pico e Nano? Ma che brutti nomi! Ma che brutti! Pico e Nano! Oh, nonni proprio molto gentile. Pico e Nano sono nomi carini, gli si addicono bene. Vabbè, sì, sono gusti, va bene. Era meglio chiamarli ad esempio Pepe e Mrs. Waffle. Beh, gusti diversi, ma preferisco i nomi che ho scelto io per i miei piccoli. Ma a te piace il nome Pepe e Mrs. Waffle? Sì, Pepe e Mrs. Waffle sarebbero nomi un po' più insoliti, ma sono carini. Comunque mi piacciono anche i nomi che ho scelto. Senti Carly, invece quando è che ti compri cheddar? Oh giusto, devo comprare il formaggio cheddar. No! Non mi riferivo al formaggio vero e proprio, mi riferisco al cane che hai detto che chiamerai cheddar, giusto? Ah giusto, ma per favore, non confondere il formaggio cheddar con il cane che avevo pensato di chiamare cheddar. Ah, ah, ah. Io non l'ho confuso, l'hai confuso tu! Ah, giusto, mi sono confusa io. Sono distratta ultimamente. Carly, come mai ultimamente sei così distratta? Cos'è che hai fatto? Sai, è solo che ultimamente ho avuto un sacco di cose da fare. Ho molti progetti da finire e cose da organizzare, quindi mi sento sopraffatta, ecco tutto. Ma tipo che progetti devi fare? Cosa stai combinando? Tra i vari progetti, sto lavorando ad un nuovo video per il mio canale di gaming. Sto preparando un nuovo piano editoriale. Sto anche collaborando ad un progetto con un'altra youtuber in realtà. E chi è l'altro youtuber? È una youtuber che si chiama Aurora, non è molto famosa come me, ma collabora spesso con altri canali, così abbiamo deciso di fare un video insieme. Aurora, se stai guardando questo video, fatti viva. Magari possiamo collaborare. Senti Carly, ma invece con la vita sentimentale come siamo messi? Sei fidanzata? Pronto? Pronto? Hai bisogno di qualcosa? Pronto?
come sei messa con la vita sentimentale? Sei ancora fidanzata o ti sei lasciata? Ah, in realtà non sono più in una relazione. L'ultima relazione che ho avuto non è andata molto bene e ho deciso di rimanere single per un po', concentrandomi solo su me stessa e sulla mia carriera. Ma come mai non è andata bene? Che è successo? Purtroppo non è stato facile conciliare la relazione con la mia professione. La mia ex era gelosa del mio successo con YouTube e questo ha causato numerose discussioni tra noi. Oh, ma che cosa triste! Ma come si chiamava il tuo ex? Le cose purtroppo non sempre vanno come vorremmo e io e la mia ex ci siamo lasciati da un po' di tempo. La mia ex. Preferisco non divulgare il suo nome. È tutto molto delicato e penso sia meglio lasciar perdere queste cose che sono ormai appartenenti al passato. Ti ha tradita? Sì, purtroppo ha tradito la mia fiducia ed è stato via come fine alla nostra relazione. È stata una situazione molto dolorosa, ma allo stesso tempo ho imparato molto da quell'esperienza. Certo, certo. Mi dispiace, Carly, ma dopo una porta si apre un portone, è sempre così. Bisogna andare avanti nella vita, dopo tutto. Sì, hai ragione, ogni esperienza, positiva o negativa che sia, può portarci a crescere e a imparare delle vere lezioni. Senti, ma ci sono degli altri ragazzi all'orizzonte? C'è qualche altro ragazzo allora che ti interessa? Al momento non c'è nessuna ragazza che mi interessa. Ragazzo! Mi sto godendo la mia situazione da single e preferisco concentrarmi sulla mia carriera e sugli amici in questo momento. Certo, certo. Fai bene, fai bene. Senti, Carly, è stato un piacere dialogare con te. Devo ammettere che ti ho trovata più simpatica della volta scorsa. E mi dispiace per il tuo cuore spezzato. Grazie, è stato piacevole parlare con te anche per me. Sono contenta che tu abbia trovato me più amichevole di quanto non sia stata l'altra volta. Ho fatto del mio meglio per non essere così acida. Sì, il mio cuore è stato spezzato, ma è tutto nel passato, ora sto andando avanti. Brava, allora ti auguro una buona serata e tante belle cose, va bene? Ciao Carly, ciao. Grazie mille, ti auguro una buona serata anche a te e tanti bei saluti. Ciao, ciao bella, come direbbe mia nonna. Ciao, 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 ciao bella, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ragazzi, è stata la conversazione più interessante della mia vita. Da Steph italo-americano a Carly con la voce da uomo. È stato strano. Poi Fere, poverina, chissà se Fere, se hai bisogno di aiuto nel prossimo video indosso una maglia gialla. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Ragazzi, ci fermiamo qua. Fatemi sapere nei commenti se vorreste che chiamassi un altro youtuber a vostro piacimento. Da Carly e da Cimmy è tutto. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Adios.